Ciao ragazze, per questo nail art vi serve un gel costruttore bianco, io in questo caso utilizzo l'artico e delle perline e poi anche un gel costruttore. Inizio mettendo il bianco su tutta l'unghia. Questo gel, essendo un costruttore, passarlo così a smalto non è coprentissimo, quindi diventa un po' lattiginoso. Se preferite potete passare prima un gel coral bianco e poi iniziare a creare la nail art. Ho bisogno di un costruttore perché poi andremo a creare delle righe un po' spesse, quindi a fare un effetto 3D. Quando avete steso il colore, mettete in lampada a catalizzare. Ora mettete un costruttore trasparente sulla parte alta. Io creo una piccola pallina e la stendo. Uso il doster per essere più precisa, perché poi adesso andrò a prendere le perline. Ho deciso di utilizzare una perlina grossa, in questo caso blu, e poi quelle più piccoline intorno argentate. Potete decidere di applicare solo uno strass di diversi colori, là poi va a gusti. Come vedete, cerco di metterla al centro e poi vado a mettere quelle piccoline intorno, più vicino possibile. Sono un po' uscita dall'inquadratura perché, cercando di essere precisa, non mi sono accorta della telecamera. Adesso li sto mettendo tutti quanti. E metto tutto quanto intorno. È bello anche se avete tipo uno strass a forma di stella o di conchiglia o qualcosa di marino, diciamo, da mettere in alto, visto che poi andremo a creare l'effetto conchiglia. Cioè io preferisco creare questa nail art solo su un'unghia e le altre lasciarle neutre, diciamo, utilizzare magari un blu, sfumare degli azzurri o dei colori anche accesi, estivi. Anche dei rosa, degli arancio, dei gialli, però non farlo su tutte le unghie perché risulta pesante. E ora metto in lampada a catalizzare. Quando ho finito, io prendo il bianco di prima e un pennello fino e, come vedete, inizio a creare delle righe. Prendo abbastanza prodotto perché voglio che le righe appunto siano in 3D. Potete fare una linea, mettere in lampada qualche secondo oppure fare qualche linea e quando vedete che il colore si sta allargando, diciamo, mettete subito in lampada a catalizzare perché questo gel non è proprio densissimo. Potete anche fare tutto quanto col costruttore trasparente, quindi magari un costruttore più denso, fate tutto quanto il disegno e poi passate sopra il gel color bianco. Ed è un effetto molto simile. È un po' scomodo secondo me per il fatto che per le perline, quindi non riuscite ad andare bene intorno. Se vi trovate bene anche con quel metodo, secondo me è molto valido. Come vedete, sto mettendo qualche secondo in lampada a catalizzare in modo da fermare il colore. Ogni tanto esco dall'inquadratura perché mi accorgo. Come vedete, la parte esterna è un po' più grossa, mentre la riga che va verso l'interno è più fina. Sì, come vedete, sono uscita. Ok, vedete, cerco di farle abbastanza parallele, non serve essere troppo precisi, che appunto le conchiglie non sono precise, sono tutte diverse l'una dall'altra. Come sempre, metto in lampada qualche secondo. Ora vi faccio vedere le ultime, vedete, vanno sempre di più a restringersi. Eccola qua. E poi io passo lo stesso il bianco su tutte le unghie, su tutta l'unghia, in modo da togliere un po' lo stacco che c'è dalla riga all'unghia. Ed ecco qua, passo su tutta l'unghia e poi metto in lampada a catalizzare.
Se sentite rumori strani, è il mio cane che sta pacciolando una pallina. Infine, sigillate con un gel trasparente lucido e lasciate in lampada a catalizzare. Spero che questa nell'arte vi sia piaciuta. Fatemelo sapere. Un grosso bacio. Ciao!